Da un altro punto di vista invece, quali sono le persone più a rischio, diciamo, di subire questa tossicità? Cioè, mi spiego, è più a rischio una persona che ha disinvoltura con la rete, conoscenza, o più una persona che non possiede gli strumenti adatti? E in particolar modo questa cosa come si lega alla quantità di ore passate a rete? Allora, questa cosa era valida, aveva un certo tipo di risposta intesa di queste schematizzazioni 10 anni fa. 10 anni fa sarebbe stato abbastanza facile individuare macro categorie per età o per formazione o anche per sesso. In questo caso, nel senso che la nostra generazione, in questi anni, non solo la rete è assolutamente velocizzata, sia in termini di hardware, sia in termini di connettività, si è molto diffusa, ma soprattutto è diventato quasi l'unico strumento di manifestazione del pensiero, perché si ha la percezione che tutti i normali altri canali di comunicazione siano sostanzialmente chiusi. Questo fa sì che l'utenza è assolutamente trasversale e invece chi si espone al rischio non è più un soggetto che ha una certa età o una certa formazione, ma è il soggetto che ha meno chance. Mi spiego meglio. Tu puoi essere ventenne, non laureato, ha una sua attività professionale e ti senti tutto sommato stabile economicamente, sei paradossalmente meno a rischio del 35enne che non si laureato, che non trova un lavoro e che per questo non si può sposare, perché chiaramente mentre tu hai una tua comunque dimensione affettiva, relazionale, di vita, a prescindere da, e quindi sì, c'è un problema, ma sei più portato a discutere, a confrontarti in maniera non virulenta, non forte, non violenta, non necessariamente in rete, ma ne parlerai nel tuo negozio con il cliente, con il barista, con il collega. Chi si vede ulteriormente frustrato, perché semmai è già più avanti negli anni, vorrebbe una sua realizzazione familiare, sentimentale, non lo può fare perché gli manca un lavoro, giustamente dal suo punto di vista si incattivisce ancora di più, cerca uno sfogo maggiore perché tutta la sua vita viene messa in discussione e quindi finisci con l'entrare, a prescindere, ripeto, dall'età e dalla formazione, ma prendi tutte queste risorse che sono età e formazione e le incanali negli unici minuti che ti danno la percezione, almeno apparente, di esistere e di dire qualcosa nella società. E se tu vedi come sono distribuiti i canali comunicativi, se tanti canali sono chiusi, tipo perché non ti consentono commenti, perché non ti consentono un certo tipo di interazione, vai là dove invece almeno hai l'apparenza di esserci. Quindi, per riassumere e chiudere anche, la comunicazione tossica è più legata a un malessere, diciamo, diffuso al di fuori da noi. È come dire che sono i tossicodipendenti. I tossicodipendenti sono sia gli ultimi della società, ma anche i manager cocainomani e i ministri ricchi. La tossicità finisce con l'essere quell'anestetico che sia in un caso che nell'altro ti consente di scaricare un bisogno, che è di comunicazione, che è di sfogo e di avere tu l'apparenza. Percezione di esistere. Quindi non è colpa della rete, come sostengono. Ma la rete è uno strumento, come il telefonino. Come dire che la colpa di tante cose sono il telefonino. Il telefonino sta là. Tu sei libero di prenderti le ire della tua ragazza perché non esci mai con lei o non riesci mai a stare un po' con lei da soli, perché rispondi sempre al telefonino, perché sei schiavo del telefonino, perché hai bisogno di intercomunicare, oppure puoi fare una scelta. Scusa, sto con la mia fidanzata, spengo per un'ora il cellulare, perché non lo dice nessuno, non prescrive nessun medico, e quindi devi sempre essere reperibile anche nel treno. Puoi prenderti anche il tuo tempo, no? Che è il tuo tempo dalla televisione, prenderti il tuo tempo dalla rete, prenderti il tuo tempo dal telefono. E allora cos'è tutta questa rabbia che si ripercuote contro il telefono 10 anni fa, la rete oggi, la televisione? Perché si individua
lo strumento con l'uso. Perché noi abbiamo bisogno di identificare qualcosa, no? Il simbolismo religioso a livello arcaico era un modo di avere un punto da guardare e da toccare, e noi siamo ancora con quella logica antropologica. Quindi se io ti dico, guarda che anche tu nella tua vita hai una certa dimensione comportamentale che dovresti modificare nel tuo interesse e al tuo esclusivo beneficio, tutto questo è fumo. Se io ti dico è colpa di internet, tu hai un bersaglio semplice, immediato, lo identifichi, sta lì e tocchi.